tutti, andiamo oggi a preparare l'impasto croccante per la pizza. Allora, abbiamo 750 ml d'acqua. In pratica li ho divisi così: 350 qui, 200 qui con dove ho messo a sciogliere il lievito e 200 qui dove ho messo a sciogliere il sale. E poi abbiamo 1 kg di farina e il nostro olio extravergine d'oliva. Iniziamo a mettere l'acqua e cominciamo. Qui c'è da sporcarsi le mani, eh? Cominciamo a versare la farina. Iniziamo con dolcezza, pazienza e calma a mescolare, ad impastare. Aggiungiamo un altro po' di farina. Facciamo attenzione a raccogliere anche quella nei lati. Ricordiamoci sempre di non aggiungere, di non far entrare in contatto diretto il lievito e il sale, quindi andiamo a mettere il nostro lievito che abbiamo sciolto in acqua abbiamo 3 grammi di lievito. Aggiungiamo ancora della farina. Ancora un altro po' di farina e subito il sale. Se c'è qualche residuo di sale lo andiamo a prendere con le dita. Aggiungiamo la farina, iniziamo con ad aggiungere un goccio d'olio e iniziamo a fare sul serio perché finiamo tutta la farina. Adesso c'è un bel po' da lavorare perché bisogna impastare bene. Aggiungiamo ancora, per avere l'olio qui abbondante perché l'impasto è croccante, sui 100 ml di olio in totale e andiamo ad impastare. Questa pizza avrà un sapore un po' particolare perché è bella croccante, non vi nascondo che comunque l'olio si sente, pure perché l'olio è forte, è un extravergine di oliva e quindi sapore bello forte. Se vi interessa, diciamo, un impasto senza olio, nella info box trovate il link al video per il vero impasto della pizza napoletana senza olio. Allora, continuo ad impastare. Allora, questo impasto, come vedete, è bello molle, pure per l'aggiunta dell'olio, abbiamo messo un po' d'acqua in più e quindi lo andiamo ad impastare mescolandolo. Questo impasto, come vedete e come potete sentire, molto molto molle.
per via del fatto che abbiamo aggiunto più acqua rispetto all'impasto originale e più olio. Quindi, essendo così molle, lo lasciamo così. Quindi non mi resta che lavarmi le mani. Lo lasciamo così a lievitare. Quindi, lo lasciamo a lievitare 24 ore. Io lo lascerei anche 30 perché oggi è giovedì e la mangeremo sabato sera. Quindi lo lasciamo lievitare una trentina di ore più o meno. Poi lo mettiamo in frigorifero per un'altra decina di ore e poi quindi lo lasciamo maturare. Poi dopo le 30 ore, 30-35 ore, lo cacciamo 5-6 ore prima di mangiare per farlo ammorbidire e per rendere la pasta più lavorabile per stenderla nelle teglie. Io vi invito veramente a provare questa ricetta perché la pizza risulterà molto molto friabile. Attenzione a non esagerare con il lievito, abbiate un po' di pazienza, preparatevela un paio di giorni prima perché per far sì che la pizza lieviti con così poco lievito c'è bisogno che sia almeno a riposare per 24 ore, a lievitare per 24 ore. Aspetto i vostri commenti. Qui in basso, se vi è piaciuto il video, se vi sono stato utile, un bel like e vi ricordo di iscrivervi al canale. Ciao a tutti!